una camola del miele, che poteva sembrare dolce anche perché è in un biscotto, ma non è dolce. È buono. Sa di un insieme tra un cereale e una nocciolina. Ma lei personalmente, Bettina, li mangia volentieri? Volentieri, devo dire di no. Quando si parla di cibo a base di insetti, da un lato c'è da superare una repulsione di tipo culturale, perché nel mondo occidentale non siamo abituati a considerare gli insetti cibo, e dietro questo c'è anche il concetto che magari le popolazioni che si nutrono di insetti sono primitive rispetto a noi, e questo è un primo aspetto che vale la pena invece di superare in un mondo globalizzato dove è sempre più necessario conoscersi per rispettarsi. Gli insetti sono in realtà un ottimo alimento, purché ovviamente allevati nella maniera giusta, con il vantaggio che gli insetti, per la loro storia, per la loro biologia, per la loro evoluzione, sono molto più economici, hanno un'elevatissima concentrazione per esempio di proteine, cioè i grilli hanno il 60% di proteine contro le carni di manzo che ne hanno il 24%.